in conferenza stampa con Lorenzo Longo, centrocampista dell'Audace Cerignola, in vista di quello che sarà il derby dello Iacovone di Taranto di domenica prossima. Ma riavvolgiamo il nastro e torniamo al match interno contro il Gravina. Un bene averla rimontata, un male però è quella beffa giunta praticamente a 20-30 secondi dalla fine. Lorenzo. Sì, sì, sicuramente come hai detto tu è una beffa subire gol a 20 secondi dalla fine, però ieri ci siamo parlati, confrontati e alla fine il calcio è questo, come abbiamo preso due punti in più con il Fasano al 94esimo, ieri domenica è stata questa beffa finale, però dobbiamo ripartire, non ripartire, dobbiamo continuare su queste prestazioni. Sappiamo che domenica ci aspetta una gara molto difficile contro una squadra che non viene da un momento positivo. È importante la reazione, la prova di carattere messa in luce domenica con questa rimonta che sicuramente è un segnale positivo. Sì, sì, sicuramente forse è stata la prima volta che abbiamo ribaltato un risultato da inizio stagione e questo ci fa capire quanto siamo cresciuti. Come ti ho detto prima, devo continuare su queste prestazioni perché i nostri obiettivi non cambiano. Noi vogliamo arrivare ai vertici della classifica, sappiamo che è difficile, però non possiamo più permetterci i passi falsi, anche perché il Bitonto corre, il Foggia corre, quindi domenica sarà molto ma molto importante come partita. Non bisogna cullarsi del fatto che il Taranto viva un momento non facile, che gara ti aspetti domenica, una gara che peraltro evoca ricordi di un passato recente. Se domenica sarà una partita molto difficile perché, come ho detto prima, loro vengono da un momento delicato, giocheranno davanti al loro pubblico e sicuramente avranno voglia di riscatto, però troveranno una squadra che è arrabbiata dai questi due punti che abbiamo perso domenica. Sarà una partita molto difficile perché anche loro sono una squadra costruita per vincere il campionato, però noi, come ho detto prima, non possiamo più permetterci passi falsi, anche perché la vetta della classifica si è allontanata nuovamente e questo è un motivo in più per dare il massimo domenica. Sì, sicuramente noi dobbiamo ripartire dalle ultime 5 prestazioni. Sappiamo che è difficile, dobbiamo andare lì con molta umiltà, però consapevoli della nostra forza. Grazie a Lorenzo Longo.